Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo video oggi tratterà di come lavare i capelli con l'Ennara Hair Wash che mi ha dato in collaborazione Zen Store e il Gasul che io utilizzo, quello di Aromazon. Allora, partiamo subito. Quello che ci serve è la nostra classica ciotolina, una tazza d'acqua calda, il miele per idratare maggiormente il capello e, come vi ho detto, l'Ennara e il Gasul e un cucchiaio di legno. Allora, nella nostra ciotolina andiamo a mettere 4 cucchiai di Ennara Hair Wash, 1, 2, 3 e 4. Aggiungiamo poi 2 cucchiai e mezzo di Gasul, 1, 2 e mezzo. Ok, poi mischiate bene tutte e due le vostre polverine che avete messo e infine aggiungete il miele, un cucchiaio. Ok, mischiate e aggiungete la vostra acqua pian piano. Mescolate bene e fate così, cioè aggiungete, mescolate, fino che otterrete una pasta liscia omogenea senza grumi. Di mescolare il tutto. Questa sarà la vostra consistenza. E a questo punto la vostra pappetta è pronta. Allora, l'applicazione è così. Potete metterla sui capelli, anzi dovete andare in doccia, bagnarvi bene i capelli, poi applicate questa pappetta, massaggiate bene con i polpastrelli, la tenete in posa massimo un 10 minuti e dopodiché risciacquate. Le proprietà dell'Ennara Hair Wash sono uguali allo Shikakai e alla Rita, nel senso che comunque è un'erbetta lavante, profuma tantissimo i capelli e agisce anche come balsamo, almeno personalmente a me non è che agisce molto come balsamo, però insomma lascia i capelli molto ma molto morbidi. Mentre il Gasul, o chiamato anche Rasul, che vuol dire appunto lavare, non è nient'altro che un'argilla appunto lavante che utilizzano quasi tutte le donne marocchine. E a confronto appunto dell'Ennara Hair Wash, il Gasul si può utilizzare anche per il corpo oltre che per i capelli. Cosa appunto che l'Ennara Hair Wash è indicato più per i capelli. Bene ragazze, io spero di esservi stata utile, spero vi abbia fatto piacere questa piccola descrizione, questa spiegazione di queste due erbette. E niente, se provate questa pappetta, questa polvere, queste due combinazioni, fatemi sapere come vi trovate. Come sempre, se avete bisogno, commentate qui sotto e io vi mando un bacio grande. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.